Tu al marinaio non gli chiedi dove va, se sai che quello vuole solo galleggiare, perché neanche lui lo sa dove va, non gli interessa. Quella che loro, non credo solo mio padre, hanno vissuto in quella stagione era invece la fatica di armare la barca, pensare a un percorso e poi tornare, talvolta con la vela strappata, la scotta rotta, ma almeno avere percorso un itinerario. Io ho fatto la mia esperienza comunista e militante in una provincia di destra. Il segretario della federazione mi chiamò dicendomi: ci sono i compagni di Sennori che ti devono parlare. Uno di loro disse: noi scherimus a te come sindaco, noi vogliamo te come sindaco. Il comune di Sennori è stato amministrato da una giunta popolare, cappeggiata dal compagno Luigi Berlinguer. Mi colpì subito quest'uomo giovane con gli occhiali che parlava animatamente dal palco. C'era, come dire, passione, no? Si aveva un sindaco comunista nel paese, non si era più deboli. Dobbiamo cercare di fare il miglior governo che questo paese abbia conosciuto in tutta la sua storia. Non era semplice la scelta di Luigi Berlinguer, perché era la prima volta che un uomo della sinistra diventava ministro della pubblica istruzione. Era stato rettore di un'università, aveva la formazione, l'esperienza parlamentare. Sai, fare il ministro non è così una passeggiata di salute. Quando era finiva il consiglio avevo un dolore alla mano, perché non facevo che battere i pugni come un cane. E io sono convinto che un ministro dell'istruzione che non sa urlare è bene che non vada in consiglio dei ministri. Io sono del parere che va cambiata la politica del diritto allo studio. I 4 anni di ministero sono stati tumultuosi, con una poderosa produzione normativa fatta di circolari e di leggi che cambiano la scuola italiana. Si attua la Costituzione. E si fa una legge laica, e quello che resterà è la legge, non i contrasti. La istruzione per tutti è la rivoluzione sociale più profonda. Siamo qui per protestare contro Berlinguer e contro questo governo. Che si siano fatti tanti scioperi contro di me, ministro, io non me lo dimentico. La mia convinzione profonda è che nella società italiana e della classe dirigente, non solo economica, ma anche politica di questo paese, della scuola, dell'istruzione, dell'università, a costoro non importa molto. Quando lui e mia madre arrivarono a Siena, lui aveva appena terminato il mandato da deputato e quindi trovò una naturale ospitalità qui su questo territorio. Fece anche l'esperienza molto significativa della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi, che è sempre stata una colonna portante di questa città. Fece l'esperienza al Consiglio regionale della Toscana, che quindi lo inserì anche nella finestra più larga della regione. Partecipò alla vita pubblica cittadina, anche se non sempre in modo, diciamo così, consentaneo rispetto al mainstream dell'epoca. Lui si ricavò una sua autonomia in seno all'università con una propria visione di espansione anche cittadina dal lato universitario. Siena, a 2 passi dalla Piazza del Campo, l'università. Quali le caratteristiche e i problemi di un'università come quella di Siena, le sue prospettive? Ne parliamo con il professor Luigi Berlinguer, docente di storia del diritto. È il nuovo rettore. Ci sono anche delle condizioni di ambiente cittadino, come dire, soprattutto posti letto e così via, che sono non insufficienti e quantomeno potrebbero essere molto meglio utilizzati, però qui si richiede una decisione politica più energica. Per esempio, io sono del parere che va cambiata la politica del diritto allo studio. Che senso? È che bisogna muoversi su 2 strade. Uno, concentrare gli interventi sui meno abbienti e i meritevoli, mentre c'è una diffusione eccessivamente a pioggia dell'intervento. Cioè bisogna dare molto a pochi, per rimuovere davvero gli ostacoli sociali che impediscono ai figli delle famiglie meno abbienti di arrivare anche ad una ambitissima laurea in medicina, per esempio. Luigi in Toscana era l'intellettuale di prestigio che era impegnato politicamente nel PCI in prima persona.
Sono stati anni proprio di un dibattito molto bello e profondo sui temi istituzionali delle regioni. Anche il Consiglio regionale della Toscana ha lasciato una traccia di competenza e di impegno. Furono anni di rinnovamento profondo nel PCI. Io mi ritrovai a fare il segretario provinciale a Pistoia a 24 anni e con Luigi ci fu un'intesa tacita, direi non costruita, ecco. Di Bolino, io punto nella notte la mattina. Dovendo trovare una metafora, probabilmente Luigi sarebbe soprattutto un direttore, cioè un qualcuno che quanto parte di un'orchestra, da un certo punto mette insieme tutti e prova a farli suonare assieme bene. È sulla musica che ho incrociato ministro Luigi Berlinguer. Mettiamo un orizzonte aperto pro dei nostri figli, andiamo con coraggio. Comincia a proporre quella che era una delle sue ossessioni positive, che era di riportare con forza la musica nella scuola. Salviamo l'equipaggio. Perché l'arte non è considerata cultura dentro la scuola, che è una bestemmia. Quando avevo 5-6 anni, mia madre democraticamente mi obbligò ad andare a lezioni di piano. Mia madre comandava tutto a casa nostra. Non c'era respiro che lei non regolasse in noi. E io cominciai a studiare il pianoforte. E lei mi disse, senti, tu da domani devi studiare pianoforte 5 ore al giorno. E io dissi, vuol dire che io non studio più nient'altro. Certamente non gioco più. E presi una decisione idiota. Non ho più toccato il piano da allora. 70 anni dopo ho deciso di riprendere a studiare il piano. Sopra al secondo piano stavamo. Come no? E lì ci stava nonna. È proprio questo. Cazzo, antepassati. Era il maggiore, era il più grande, quindi era quello che un po' dettava le regole a noi. Io mi ricordo questa cosa carina che faceva finta di telefonare al Presidente della Repubblica per chiedere chi era la più bella del posto. Io ho questi momenti con papà. Amo molto leggere la dedica di Luigi, che emoziona sempre, perché dice a Valeria, perché combattiamo insieme queste giuste battaglie per la cultura e non dobbiamo mai mollare.